Sono in recidiva da qualche settimana, almeno così sembra dalla PET, con dolori localizzati. Era in RC con VTD e unico trapianto, quindi una risposta completa con VTD e unico trapianto. Aspetto per rivalutazione di malattia il prelievo midollare per determinazione delle free light chain. Ma sto convivendo con i dolori e la forte preoccupazione. Che cosa fare? Maria Teresa. Vado io. E cosa fare? Sicuramente quello che ha descritto, cioè il midollo, le free light, tutte le analisi che servono per documentare questa recidiva, perché è fondamentale avere queste indagini per poi confrontare quelli che saranno i risultati dopo le terapie. Il dolore, come magari è già successo facendo le terapie nuove, sicuramente dovrebbe essere controllato. La cosa positiva è che in prima recidiva, dopo VTD e un autotrapianto, ci sono tantissime opzioni terapeutiche e quindi di fatto, diciamo, è una situazione completamente diversa verso qualche anno fa, quando veramente avevamo poco, come ho fatto vedere in quella diapositiva, tutti quei farmaci sono registrati, a parte gli studi clinici, ma indipendentemente da quelli, sicuramente ottimismo perché ha ottime probabilità di rispondere alla terapia che sarà decisa sulla base delle risposte, delle analisi che deve fare, della sua storia, di come sta e quant'altro. Quindi un messaggio positivo perché c'è spazio per essere ottimisti.